Quest'oggi è stato presentato il libro Il vestito di Re Salomone, vestito che rappresenta, diciamo, l'ambiente circostante. E Promoverde è stata promotrice di questo libro, di Angelo Troia, e intervistiamo Simona Aprile, che è il presidente regionale dell'associazione Promoverde. È stato scontato e facilissimo dire sì a questa iniziativa, perché effettivamente Angelo Troia, con questa sua raccolta di articoli, tocca un tema o ha una maniera di divulgare che è proprio quella che Promoverde Sicilia promuove e spera che si concretizzi tra la collettività, ovvero quello di parlare di temi importanti, naturalistici ed ecologici in questo caso, e parlarne con semplicità per arrivare direttamente a un pubblico molto vasto. È un'operazione molto, molto importante quella che ha fatto Angelo Troia, che ha scritto per diversi anni sul quotidiano La Sicilia, non solo, è proprio diretto a un pubblico molto vasto. Chiunque può capire, leggendo i suoi articoli, il significato di un termine quale sostenibilità, ecologia, può capire l'importanza di una pianta esotica se essa invade o toglie lo spazio ad una pianta nostrana. E questi sono tutti temi importanti per promuovere la Sicilia, che vuole proprio divulgare, arrivare ad un'educazione di un pubblico più vasto possibile ai temi ambientali. Voglio ricordare che questo evento, questa presentazione è stata ospitata presso la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Trapani, e per noi è un grande onore, perché la Sovrintendenza, nella persona del dottore Tusa, ha sposato questa iniziativa e vi ha creduto veramente. Inoltre è stata realizzata anche grazie al contributo dei soci trapanesi, Filippo Salerno, Giovanni Curatolo, che sono intervenuti oggi puntualizzando con attenzione e sagacia alcuni dei temi trattati dallo stesso autore. Grazie.